Mia mamma non mi desiderava e io l'ho sempre saputo da quando sono nato. All'età di 7 anni, al rientro da una festa, mia mamma era un po' alterata, non era uso all'alcol, però quella sera aveva bevuto un po' e mi ha detto: "Io tuo fratello l'ho desiderato, l'ho voluto, tu sei arrivato troppo presto." E lui mi ha risposto, e lui la guardava, bambino, la guardava senza stupirsi perché già sapeva. Già sapeva. È incredibile il dialogo che ci può essere dentro. Quando un figlio ti dice grazie per avermi dato la vita, questa è una carica emotiva pazzesca. Ti aiuta veramente a reggere tantissimi momenti difficili. Penso che alcune volte sia un lavoro che non ti consente di rimanere a casa quando i figli sono in difficoltà. Magari sono malati e allora li mandi a scuola un po' con la febbre perché tu devi andare a lavoro e non hai la possibilità di chiedere un permesso. Oppure sono a casa in vacanza e tu devi andare a lavoro. Se hai la fortuna di avere i nonni, se hai la fortuna di avere qualche persona carina che può stare insieme, ti senti più sollevato, però si vivono dei sensi di colpa infiniti. Un figlio che riesce a dirti questo: grazie per avermi dato la vita. Non so se tra i vostri grazie siete riusciti, qualcuno è riuscito a dire questo: grazie di avermi dato la vita. Penso a un altro papà che, pensando al rapporto con la sua mamma, dice: io le ho detto di venire ad abitare vicino a me perché io potessi prendermi cura di lei. E sono arrivato alla bella età di 50 anni e ancora mi ritrovo ad entrare in casa sua e a dire: mamma, sai che sono riuscito a fare questo? Sai che mi è venuto bene questa cosa? Sai che sono stato riconosciuto per questa cosa al lavoro? Sai? E lei continua a rispondermi: sì, ma tuo fratello? Sì, ma il vicino di casa? Sì, ma. E c'è sempre questa sensazione che devi passare la vita per ricevere un bravo. Credo che tu abbia dato il meglio di te. Sono contento di come sei. Allora penso che il grazie debba venire reciprocamente. Vi dico anche quest'altra cosa. Quando lavoro con le persone anziane, nonostante abbiano disturbi di tipo disturbi cognitivi, anche se non ad un livello gravissimo, perché altrimenti non potrebbero reggere un soggiorno solo diurno, io spesso mi trovo a lavorare con loro per dire: quante volte prima parto, i vostri genitori vi hanno mai detto ti voglio bene? E poi chiedo, voi avete detto ti voglio bene ai vostri figli? Eppure se siete in questo centro è perché c'è o un partner o un figlio che si prende cura di voi, altrimenti sareste stati inseriti in una struttura. Ma io non sono stato abituato, ma a me non l'hanno mai detto, ma io ho fatto tante cose per fargli capire che gli volevo bene. Uno può fare tante cose per dimostrare ti voglio bene ed è importante la dimostrazione, ma quanto importante è il fatto che qualcuno ti dica: Francesca, Stefano, ti voglio bene. Quanti di voi si svegliano al mattino e guardano quando c'è il partner, guardano il proprio partner e dicono grazie che ci sei?
non vi chiedo di alzare la mano. Vi dico però che quando i figli sono nella fase in cui tirano fuori la loro rabbia, ti viene ad arrabbiarti con il tuo partner. Ti viene spontaneo, perché loro ti buttano addosso le loro tensioni ed è come se facessero proprio uno spostamento. Tu devi fartene carico e loro hanno il desiderio che tu possa risolvere magicamente il loro problema facendoli stare bene come hai sempre fatto fino ad allora. E tu senti questa tensione e chiedi ai tuoi figli: come state? Bene, sempre bene. Una persona esterna lo chiede ai genitori: come state? Una roba, un periodo, non finisce più, no? Tutta una cosa di pancia che si muove, non ne posso più. Allora, quando c'è una tensione che si prolunga nel tempo, la prima cosa che fai è chiedere supporto al partner. E allora gli chiedi di fare quello che tu non riesci a fare, è la prima cosa che chiedi. E dici: ma se tu facessi così, se tu parlassi di più, se tu intervenissi di più, se tu. Spesso nella relazione, quando si ha un bambino, all'interno della nostra cultura c'è una suddivisione dei ruoli tra papà e mamma, che spesso porta la mamma a farsi carico di tutta la dell'educazione, della quotidianità, dell'interessamento, della scuola, e poi il papà si occupa di tutte le azioni esterne. Anche la mamma lavora, però il papà lavora per molte più ore, e, no? C'è una suddivisione. Questa cosa sta avvenendo un po' meno, ci sono anche diversi papà all'interno di questa serata ed è significativo che non dicono solo alla moglie: vai tu, no? Ad ascoltare, poi mi racconti. Il fatto è che quando nasce un bambino c'è una simbiosi potentissima tra madre e bambino, e lì la donna ha una potenza enorme nella capacità di inserire e coinvolgere il partner o nel lasciarlo fuori. Guarda, non ti preoccupare, cambio io il bambino, non ti preoccupare, ti faccio io il bagnetto, non ti preoccupare, gestisco io questa cosa, tu sei stanco, riposati. Oppure, quando noi non ne possiamo più, allora diciamo: ma come, non cambi mai il bambino? No? Di solito tendiamo ad intervenire quando siamo in una situazione che non riusciamo più a gestire. Allora penso che se non, fin da quando il bambino è piccolo, non troviamo il modo di coinvolgere il partner, diventa difficile coinvolgerlo in adolescenza. E lì è la fase in cui noi da sole non ce la facciamo, perché abbiamo un modo che, se in qualche modo poteva aver retto nell'infanzia, da sole, anche se con dei momenti di difficoltà senza il partner, che ti aiuta a fare certi passaggi, è un po' dura. In adolescenza quello che noi tendiamo a fare è quello di esasperare un tipo di relazione e il figlio si distacca e si ribella, non ti sopporta più. Ma se il papà non è abituato a stare dentro il rapporto, ti dice: l'hai gestito te così fino adesso e ti prendi le conseguenze, cos'è che mi chiedi di entrare? 1. 2. Per quel processo di proiezione che vi dicevo prima, io mi faccio genitore, mi faccio carico dei tuoi problemi e allora mi ribello con il mio partner. In questo periodo più che mai diventa importante avere la possibilità di uscire con il partner, se c'è, di prendersi degli spazi in cui prendo le distanze da quello che sto vivendo, perché le tue richieste sono così impellenti che non mi fanno pensare, non mi fanno capire bene che cosa avviene, perché devo risponderti: mi hai appena chiesto di andare al cinema, adesso mi chiedi di poter stare fuori di più, mi chiedi di incontrarti con la tua amica, con il tuo amico, mi chiedi se puoi portare il tuo fidanzatino a casa,
e poi mi chiedi un'altra cosa. E io dico, e adesso ti rispondo questo, dopo ti rispondo quello, dopo... E io ti rispondo alla singola cosa che tu mi chiedi e perdo di vista che cosa sta avvenendo in questo periodo qua. Il fatto di crearsi degli spazi quando il partner c'è. Se non c'è, con degli amici, crearsi degli spazi dove è possibile prendere un po' di stacco da quello che avviene. Ma non è che ci si può inventare il fatto di uscire con il partner quando i figli hanno 12 anni. Non sai più che cosa dire al partner, non sai più come parlargli. Allora fin da subito bisogna creare dei momenti in cui ci si ritrova, in cui ci si prende delle serate. Non possono essere tutte le settimane, sarà una volta al mese, sarà una volta ogni 2 mesi, sarà una volta ogni 3 mesi. Però anche una volta ogni 3 mesi sarebbero 4 volte all'anno. Ma poi devo chiedere ai miei genitori, già mi aiutano durante la settimana, come faccio? Faccio meno di chiedere ai miei genitori e mi metto d'accordo con altri genitori. Così una volta io invito i loro bambini a casa mia e una volta loro invitano mio figlio a casa sua. Quando ce n'è uno, quando ce ne sono due, la cosa, la rete è 3. La rete è ancora più articolata, però quando ce ne sono 3 si cercano anche famiglie che hanno più figli e quindi possono essere disponibili anche a cogliere il fratello o i fratelli. Poi i bambini accolti nelle case di un amico, da quando che si può iniziare a invitare un bambino a casa a dormire? Da che età? Dai, dipenderà dal bambino. Ma più o meno, sperate un'età. 8 anni? 5? Superiori. Quando faccio percorsi relativi all'affettività, allora chiedo ai bambini, perché com'è che si può pensare a lavorare sull'affettività se io non sono in grado di costruire un rapporto anche con un amico, no? Diciamo, ma quanti di voi sono andati a dormire nella casa di un compagno? Oh, tanti arrivano a 10-11 anni che non sono mai andate a dormire a casa di un compagno. Allora i genitori mi vogliono male, ma io creo una rete, tu lo chiedi ai tuoi genitori, tu lo chiedi ai suoi, chi invita questi, e tutti devono essere invitati da qualcuno, altrimenti non esco dalla classe. Quindi da che età? Meno di 5 anni si può invitare qualcuno a dormire? No, dopo. 6? E quando è che, da che cosa si capisce che è pronto un bambino? Quando lo chiede. O quando è contento se lo si propone. Quando? Quando è contento alla proposta che si può fare. Forse a loro non passa neanche per la mente. Che è possibile. Non è che nascono che hanno un'esperienza di vita, no? Di famiglia più complessa. Perché io ho avuto un bambino, un amichetto di mio figlio, che a 5 anni dormiva ancora tra i genitori. È venuto volentierissimo a dormire a casa nostra, ho sentito nel lettino vicino a mio figlio, pacifico, sembrava il mio soffiore del mondo. Io penso che si possa invitare un amichetto a casa quando il genitore è pronto. Con qualche eccezione. Nel senso che io ho 3 figli, per esempio. 2 non hanno mai creato problemi nell'andare a dormire dalla nonna le poche volte che è successo. 1 invece, pur provando, chiedendo, con tutti i modi, assieme ai fratelli, senza fratelli, persone, regolarmente mi trovo.